Forza Milan! Milan campione! Forza Milan, il Milan olè! Forza Milan, vinci per noi! Forza Milan, la Sud è con te! Ale 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 ale! Forza Milan! Ale 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 ale! Forza Milan! Ale ale! Forza Milan! Ale 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 ale
Entrati nella casa del diavolo. Iniziamo ricordandovi di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella, pollice in su per il Tringa e iniziamo con le notizie. Penso proprio che il video sia un po' lungo, ci sono un bel po' di cose. Prima di tutto la conferenza di Pioli che parte con due belle parole di Mauro Suma che riassumono un po' quello che dico sempre anch'io. In questo periodo che noi tifosi non possiamo andare allo stadio, stare vicino alla squadra, moralmente e far sentire a loro che comunque ci siamo è una delle cose più importanti. Quindi ricordatevelo. I giocatori sono persone come noi e alla mattina, quando aprono il telefono e guardano YouTube, trovano quello che troviamo noi. Quindi cerchiamo di farci sentire sempre, parlare bene di loro, perché questo dà morale e forza alla squadra. Niente, veniamo alla conferenza, alle parole di Pioli che carica la squadra in vista della Roma. Parla un po' del ritorno nel nostro stadio, e dice che sarà un ritorno particolare perché sarà dura, giocare senza tifosi e comunque il fatto di non avere i tifosi al proprio fianco, riduce a zero il fatto di giocare in casa e fuori casa praticamente. Dice anche che in base alle squadre che affronteremo nelle prossime partite deciderà come giocare, come affrontare le squadre, anche perché, e quindi la formazione. Quindi non c'è niente di fatto, non c'è niente di sicuro per nessuno, ognuno si gioca sempre il suo posto e soprattutto ci sarà il fattore caldo da tenere da conto, quindi ci dovrà essere una rotazione di giocatori perché comunque da adesso iniziamo a giocare. Dopo ogni 3 giorni si parla degli scontri diretti e Pioli risponde così dicendo che con la Roma è il primo di 4 scontri diretti e purtroppo il Milan fino ad adesso con le squadre che gli stanno sopra in classifica ha sempre avuto dei problemi e dovrà adesso cercare di sfatare questa cosa che si è creata. Quindi sono sicuro, io lo dico questo, che venderanno cara la pelle e quindi il Milan farà di tutto per portare a casa i 3 punti con tutti quanti. Di questo ne è sicuro lui e ne sono sicuro anch'io. Brutta notizia, Ibra non andrà neanche in panchina, scusatemi stamattina. Sembrava che Ibra dovesse andare almeno in panchina perché comunque si sta allenando con gli altri, ma purtroppo ha bisogno di lavorare, ha bisogno di mettere un po' più di benzina nelle gambe, quindi non sarà neanche in panchina, lo rivedremo contro la Spal. Gli viene chiesto di Rebic, fa un sacco di elogi a Rebic, dice che si è dimostrato capace anche di fare l'unico attaccante, però lui lo vede bene in tutti e due i ruoli, sia come prima che come seconda punta. E dice che Rebic è diventato un giocatore importantissimo per questa squadra. Parla del passato e dice: siccome ormai si diceva fatto questo è il giro di boa per lui perché è arrivato con Lecce, siamo alla partita con Lecce, questa è la prima con la Roma dopo la partita contro Lecce. Quindi parla un po' di quello che è cambiato da quando è arrivato lui e
E dice che da quando era arrivato, quando è arrivato, i ragazzi sembrava quasi nello spogliatoio che vincere, perdere o pareggiare non cambiasse nulla. E questo è un atteggiamento che anche noi tifosi avevamo comunque riscontrato nella squadra, una squadra senza anima e senza carattere, cosa che il professor Giampaolo non era riuscito proprio a portare e a far assimilare i ragazzi. Dice che comunque col suo arrivo e da quando è arrivato anche Ibra, i ragazzi hanno capito che sono una squadra, hanno preso consapevolezza nei loro mezzi e sono padroni, dice, di tante situazioni in campo ora, e lui è sicuro che riusciranno ad affrontare qualsiasi squadra. Però dice di pensare sempre una partita alla volta, di non fare piani, di non pensare troppo in là, una partita alla volta ed è quello che pensiamo tutti. Continua a parlare di Rebic e dice che l'atteggiamento che ha avuto Rebic con l'Atalanta, non so se vi ricordate che ha fatto 70 metri di corsa per correre dietro a un giocatore del Lecce, ha fatto 70 metri di corsa, scusate, ho sbagliato nella partita contro il Lecce, non so, ho detto con l'Atalanta, mi sembra. Comunque dice che Rebic è la perfetta fotografia di quello che vuole vedere adesso dal Milan. Grinta e carattere, che è quello che vogliamo vedere tutti noi. Continua a parlare di Castillejo, è un giocatore importantissimo, ha margini di miglioramento grandissimi sia adesso in questo momento perché comunque era la prima partita quella con Lecce, quindi c'è da mettere benzina e Castillejo fa dell'intensità la sua arma migliore, ma oltre a questa intensità riesce a abbina parecchia tecnica perché Castillejo è un giocatore che è buono a fare sia a giocare a pallone che a correre. Su Ben Nasser dice anche lui è un giocatore che ha margini di miglioramento importantissimi, deve solo migliorare un pochettino a capire quando far ripartire l'azione girando sulle fasce cioè quando deve cercare la profondità, ma sono cose che col tempo sta imparando ed è sicuro che crescerà. Un altro giocatore che dice che sicuramente crescerà di partita in partita è Teo. E adesso mi volevo parlare un secondo di Teo e rispondere a una domanda che mi era stata fatta ieri, adesso non mi ricordo da chi. Mi veniva chiesto se spostare Teo un po' più avanti se era una mossa intelligente. No, perché Teo non è un giocatore tecnico, nel senso che non è un funambolo con i piedi. Teo ha bisogno di avere tanto spazio davanti a sé, arrivare a prendere il pallone già in corsa. Non è uno che da fermo parte saltando l'uomo e va. È un giocatore che sulla corsa, quando gli viene data la palla, è un treno. Infatti, come dire, Rasta lo chiama motoscafo, per me è Teo. È un giocatore che ha bisogno di spazio per andare, non può, e dimezzargli lo spazio vuol dire dimezzarne il potenziale. Questo è quello che penso. Se andate a vedere sul canale di Stefano Borghi, su un domande e risposte, lui aveva risposto proprio a questa domanda che gli avevo fatto io e mi risponde proprio a quello che io già pensavo e questo era il mio pensiero e me l'ha confermato anche lui. E se una cosa la pensa Stefano Borghi, io penso che sia una cosa giusta. Allora, in questa conferenza, Pioli fa vedere ancora di più quanto sia uomo, quanto si sia attaccato ai colori del Milan e quanto, secondo me, meriti di rimanere al Milan. Io adesso non so quello che succederà. Sicuramente commenterete, avrò tanti commenti discordanti su questo, ma non mi interessa, io dico quello che penso ed è così. Quindi io rimango convinto che Pioli meriti veramente la possibilità di portare avanti ancora per 1 o 2 anni il Milan.
Questo non vuol dire che Ragnik non debba venire. Sto semplicemente dicendo che a livello umano e a livello anche di quello che dà la squadra, di quello che ha dato fino adesso, Pioli è un allenatore che ha fatto vedere parecchio quello che è il suo modo di giocare in questo Milan, perché ha portato molto Pioli al Milan, che era, quando l'ha preso in mano eravamo veramente una carretta rotta. Su Chiaer ci sarà domani, continua l'allenamento con gli altri, quindi sicuramente ci sarà. Gli viene fatta una domanda su Gigio e il giornalista gli chiede cosa direbbe lui a Gigio. Ha poco da dire, secondo me, su Gigio, ma ha detto semplicemente che Gigio ha la maglia del Milan cucita addosso. Io vi dico che c'ha poco da dire perché è già tutto fatto, ve l'ho già detto mille volte. Gigio ha già prolungato il contratto di 2 anni con clausola e si pensa, mi dicono, con qualcosina in meno sullo stipendio. Niente, voglio rispondere a qualche domanda, mi dilungo un po' in questo video. Allora, rispondo a Jonathan Silva. E mi chiede se André Silva rimarrà in prestito. André Silva, io penso che quando ci sarà il calciomercato, si andrà a titolo definitivo, Rebic rimarrà da noi e André Silva verrà ceduto. Lorenz Kupoku, scusami se ti pronuncio male, ma non so come si pronuncia, mi chiede di Florentino Luis. No, Florentino Luis non lo stiamo lasciando andare, è una trattativa che può partire, però la società sta facendo tutto sotto banco senza farsi sfuggire nulla, proprio perché ci sono tutte queste partite da giocare e ha capito fortunatamente che meno si parla di calciomercato, più i giocatori saranno concentrati sull'obiettivo. Mefisto Manna mi chiede che lavoro faccio, lavoro nei locali, mi occupo di sicurezza e faccio questo. Mattia Cacace mi chiede di Milik, io Milik non penso sia un'idea per il Milan, anche se è un giocatore che secondo me potrebbe davvero portare cose buone. Ma si sta puntando come giocatore di peso alto, si sta puntando su Gaich e Gaich è un ottimo giocatore. Fede07 mi dice che bisogna puntare a un giocatore, a un attaccante affermato. Non è la politica del Milan, il Milan non comprerà nessun giocatore di livello esagerato, non si andranno a comprare tanti giocatori che possono essere sulla bocca di qualcuno. Il Milan comprerà soltanto giocatori giovani inferiori ai 26 anni, quindi non ci saranno spese folli. Ora vi dico questo, il Milan sta adottando questa linea che chiamano linea verde sull'acquisto dei giocatori ed è secondo me la linea giusta, perché io vi dico che fra uno o due mercati, 2 sessioni di mercato, tutte le squadre che stanno buttando via un sacco di soldi adesso dovranno fermarsi col calciomercato, anzi, e dovranno vendere tanti giocatori che compreranno adesso. Quindi non si capisce se tante squadre stanno comprando dei top per cercare di vincere qualcosa subito, cosa che non li auguro e non mi auguro. Sto parlando della seconda squadra di Milano. E niente, questo è quanto quello che penso io e quello che sono sicuro succederà fra 2 o 3 sessioni, 1, 2, 3 sessioni di mercato. Luca Pagani mi chiede del centrale di difesa. Sì, si può guardare Milenkovic della Fiorentina. Io, secondo me, i centrali siamo a posto perché comunque Chiaer sta giocando bene, è un giocatore affidabilissimo
è un giocatore che in una difesa 4 è abituato a giocare, quindi niente, secondo me bisognerebbe concentrarsi su altri obiettivi. Simo 86 mi chiede di quello che era successo fra la società e Boban. Simo, ti rispondo sicuramente in un altro video perché è un discorso un po' lungo e arriverei a fare un video di 40 minuti adesso. Scusami, comunque ti assicuro che è segnato e ti rispondo. Lorenzo mi chiede di Ibra. Ibra, ci sono buone possibilità che rimanga, allora questo non vuol dire che comunque il Milan non compri lo stesso due attaccanti. Carla Mucchetti mi chiede di Sabitzer. Sabitzer è un giocatore eccezionale, secondo me. Stamattina lo del video te l'ho messo fra i papabili per una posizione al centrocampo. Pietro Carrara mi chiede i motivi per mandare via Jack. I motivi per mandare via Jack sono palesi: età, stipendio e basta. È un giocatore che comunque anche lui quello che poteva dare ha dato e boh, diciamo che allora i giocatori di esperienza adesso sono diventati quelli che l'anno scorso dicevamo che erano i giocatori nuovi. Quindi Jack viene valutato troppo grande di età e che ha uno stipendio troppo alto per quello che il Milan pensa. Maria Grazia Bandocco, scusami se ho scritto male, scusami, mi chiede di Dumfries. Dumfries è il terzino destro che il Milan cerca. Ignazio Sardo mi chiede di Bakayoko. Bakayoko è, l'ho già detto stamattina, un giocatore che potrebbe arrivare, non mi renderebbe così felice, però vabbè. Mattia Prati, vabbè, Mazzini mi sembra Prati, mi chiede dell'Inter e di Hakimi. Non parlo della seconda squadra di Milano, a me quello che fa l'Inter non mi interessa. Sono domande a cui vi rispondo, ma non lo so, non lo voglio sapere. È un canale dedicato ai colori del Milan. Io non sono come gli altri, non faccio intrattenimento. Parlo di Milan e basta. Questo è un canale rosso-nero. Non mi interessa la politica, non mi interessa quello che succede nel mondo, non mi interessa le altre squadre. Qua si parla solo ed esclusivamente di Milan. Questo non vuol dire che non sono ben accetti i tifosi delle altre squadre, ma ci si può iscrivere per scherzare, ci stanno gli sfottò. Sempre con educazione, perché ricordatevi, questo è un canale del Milan, quindi la priorità sono i colori rossoneri. Niente. Ah sì, Alessio Guolo mi chiede anche lui di Milik, ti ho già risposto. Secondo me non è un giocatore che il Milan poteva guardare, ma secondo me si punterà ad altri giocatori. Gaich come. Cioè, diciamo un giocatore grosso, alto, si punta più Gaich, che ha una clausola di 13 milioni, quindi è vero che ha tutto da dimostrare, ma secondo me, essendo un giocatore argentino che arriva dal campionato argentino, è un giocatore che si può adattare benissimo al campionato italiano. Seguo il campionato argentino, so come giocano e sicuramente Gaich è un ottimo giocatore. Niente ragazzi, abbiamo finito, ci siamo protratti un po' in questo video, spero di aver risposto a tutti. Continuate a scrivermi, a mandarmi le vostre domande. Manca poco a 1000, inizieremo, dopo che arriveremo ai 1000, inizieremo a fare le live. Venerdì prossimo ce ne sarà una con lo zoccolo duro, con l'intervento anche del Rasta. E niente, continuate ad iscrivervi, invitate i vostri amici. Condividete i miei video sui vostri social perché dobbiamo far sapere a tutti cosa vuol dire essere tifosi del Milan. E cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sui miei video. Pollice in su per il Tringa, forza vecchio cuore rosso nero, forza Milan, ciao a tutti, ci vediamo stasera.